Fratelli Italia ha presentato i candidati alle prossime elezioni regionali del 10 marzo per le province di L'Aquila e Teramo, 14 nomi in totale, 7 per ogni provincia. Liste forti cresciute immediatamente nei sondaggi, ha dichiarato il coordinatore regionale Sigismondi, che mette insieme grandi esperienze politiche con amministratori locali e persone della società civile. Mi preme ricordare che è più di un mese che abbiamo ufficializzato le liste, che vuol dire che Fratelli d'Italia da tempo ha iniziato a lavorare, perché le prossime regionali sono appuntamento importantissimo non soltanto per Fratelli d'Italia ma per tutto l'Abruzzo, perché l'Abruzzo ha bisogno di continuità, l'Abruzzo ha bisogno di stabilità, quella stabilità che può essere garantita soltanto da Marco Marsiglio, presidente, e dal centrodestra, al governo della regione Abruzzo. Ufficializzati i candidati di Teramo, ma anche quelli dell'Aquila. Assolutamente sì, una provincia che già dalle scorse regionali aveva segnato le percentuali più alte di tutto Abruzzo e anche le percentuali più alte a livello nazionale. Ricordo che dalla provincia dell'Aquila è iniziata, come dire, l'esperienza di Fratelli d'Italia governativa con l'elezione del sindaco Biondi 7 anni fa, e quindi rappresenta sicuramente un modello sul quale tutti quanti ci siamo ispirati. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente ricandidato alla Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Una lista fortissima, scendono in campo tanti pezzi da 90, è quello che serve per dare corpo e sostanza a un partito che oggi è il primo partito d'Italia, oggi ormai da oltre un anno, certificato dalle elezioni politiche, ma prima ancora dai sondaggi, il primo partito d'Italia. Credo che sul territorio sia stato fatto un ottimo lavoro e che alle elezioni regionali Fratelli d'Italia, anche nella provincia di Teramo, farà un risultato eccellente. Marsiglio ha voluto anche mettere un punto sulla questione che lo ha visto chiamato in causa dopo lo scontro politico tra Fratelli d'Italia e Lega sulla scelta del candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Sardegna. Noi stiamo presentando le liste, quindi si autorisponde questa cosa. La Sardegna è un mondo a parte, ha le sue dinamiche territoriali, è una regione autonoma, risolveranno il problema in Sardegna.